Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Wasted World, un gioco che è uscito da poco, il 6 di maggio su Steam, 6 di maggio, scusate, su Steam. Costa $19,99, lo si trova anche scontato a $17,99, quindi non è un prezzo basso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Con una grafica che ricorda un pochino quella di Wildlands, che ormai per me è diventato un metro di paragone, insomma, per distinguere le grafiche. È un gioco che ci vede impersonare una persona in un mondo completamente distrutto, pieno di rottami, come fosse una discarica a cielo aperto, ed è un gioco dove dovremmo raccogliere veramente un sacco, ma un sacco di risorse. E partiremo con questa zona qui. Il gioco al momento è uscito e c'è una roadmap già ben precisa. E tra i punti più interessanti potrei dirvi aggiungeranno i dungeon, dove all'interno potremo trovare dei nemici specifici piuttosto che materiali o oggetti specifici da recuperare. Aggiungeranno altre lingue, quindi anche l'italiano, non che ce ne sia bisogno, parere mio. Aggiungeranno anche il multiplayer, ecco, ho dette alcune, insomma. Non mi muoverò da qui, perché questa è la zona iniziale, poi ci si muove in città. E se andate su Steam e vedete nella pagina del gioco diciamo i video, insomma, le immagini, qua c'è il delirio perché ci attaccano. Ora, col tasto I apriamo l'inventario, possiamo mettere anche questo oggetto che ci consente, vedete, di attaccare i nemici. Ora io invece sto usando il piccone e col piccone sto recuperando oggetti perché ho un tutorial che non finisce più qua e devo craftare un bel po' di roba. Perché? Allora, io ho creato, vedete, col tasto I, poi andiamo su buildings e vedete, possiamo costruire le cose base. Le cose base sono un chest, composter per creare, credo, fertilizzante, un crusher che spezzetta tutto e riduce, un campfire che anche quello è un mezzo di crafting, un forno, il planter dove piantare, il planter di livello 1, il planter più grosso, il planter più grosso di livello 1, insomma, più avanzato, l'estrattore di semi, abbiamo il tavolo da lavoro, abbiamo la gear bench per fare oggetti, utensili e balle varie, il tavolo chimico, l'analisi, la stazione di analisi, abbiamo la stazione di ricerca, abbiamo il collettore dell'acqua, il camp bed e il bed, quindi il sacco a pelo, insomma, e il letto. Qua scavando col piccone andiamo a abbattere gli alberi, andiamo a recuperare materiali, in questo caso legname, c'è l'acciaio, c'è la pietra, c'è la gomma, c'è la plastica. Recuperiamo proprio tutte queste materie da inquinamento, insomma. Perché? Perché dobbiamo fare, come già vi dicevo, quel mega tutorial che ci dà il gioco qui a destra. Ma soprattutto anche perché qui troverete in giro dei tavoli come questo che vi consentirà, una volta soddisfatte tutte le richieste, in questo caso ci chiede 100 steel e 200 stone, di costruire questo edificio qua e quindi pian piano ricostruire questa zona. Il gioco è un'incognita per me perché ovviamente ne sto scoprendo le meccaniche, ma sicuramente sarà un gioco da giocare per uno svariato numero di ore. Perché sembra essere comunque molto grande la mappa, sembrano esserci poi comunque anche nemici che oggi io eviterei di vedere, perché è giusto per mettervi un pochino così, con l'appetito. Allora, in alto a sinistra vedete la barra verde che è la vita, mentre la barra blu è una sorta di fatica. E la fatica è un po' vista come Stardew Valley, quando l'abbiamo finita non possiamo più fare nulla. Ora, io stavo producendo un bel po' di plastica, quindi io adesso ho prodotto la plastica, plastica che io poi vado qui e vabbè, qua ho recuperato altra plastica, prendo la plastica raffinata e la appoggio lì. Ora, vado a mettere qua, vedete, possiamo cambiare la ricetta, possiamo prendere, non lo so, lo steel, l'acciaio. L'acciaio, mettiamo l'acciaio e vedete, inizia a produrre l'acciaio spezzettato. E poi andremo a fonderlo e creeremo il blocco. Quindi potremo anche andare a pensare di creare ulteriori tavoli per far velocizzare un po' la cosa. Junk wood, junk iron, ne facciamo un altro. Potremmo anche farlo, un manual crusher. Posiziono qui e
quindi col tasto 3 vado, col tasto R lo posiziono e ne produco un altro. Anche lì, se andate su Steam, vedete nelle immagini di gioco che si possono creare delle catene di produzione, quindi insomma, le cose da fare ce ne sono un bel po'. Allora ragazzi, qua non so neanche cosa fare. Facciamo la pietra, Crushed Stone. Mi serve quella e ne ho 142, quindi iniziamo a produrla come se non ci fosse un domani. Perché dobbiamo fare stile acciaio? Perché volevo provare a fare quell'edificio lì. In pratica, che cosa ci dice il tutorial? Il tutorial dice crafta un letto da campo e posizionalo. E poi salva e rigenera l'energia e la vita, perché al momento abbiamo questo bunker che ci consente di salvare e rigenerare i punti energia. Col letto lo possiamo fare ovunque noi vogliamo. Poi il tutorial dice di craftare il piccone di livello 2, quindi andando qua, usando il tavolo da lavoro, vedete che ci sono ulteriori oggetti da fare, non tantissimi al momento, ma perché poi gli altri si sbloccheranno con le cose successive. Il piccone di tier 2, 10 di plastica, 10 di stile, 5 di rubber, facciamo il piccone di livello 2. Una volta fatto quello, il gioco ci porterà a fare il planter, a piantare il planter, a fare l'estrattore di semi, usare l'estrattore di semi per trovare semi dalle radici e così via. Io vorrei provare però a costruire quello. E tra l'altro poi abbiamo anche la possibilità di fare la ricerca. Vedete qua, al momento io ho il tavolo da ricerca, ma mi chiedo un po' di materiali, tra cui anche delle electronic card, e ne ho una. Perché? Perché a sud di questa discarica si trovano anche delle lavatrici o delle apparecchiature elettroniche, quindi abbiamo modo anche di trovare circuiti elettrici. E vi faccio vedere qual è la, diciamo, la ricerca da fare. Il crash automatico, l'efficienza delle cose. Possiamo fare organic data, nuove specie per gli alberi, smontare i mezzi, e quindi smontando i mezzi troviamo degli oggetti. Queste macchine non possiamo smontarle al momento. Trash bag sort praticamente ci permette di dividere addirittura quello che troviamo nelle cose, cioè nell'inventario. Lo smelter, quindi smeltare e sbloccare nuove cose. Aumento dell'efficienza, che poi si traduce in aumento di area o effetto o efficienza. Dallo smelter invece andiamo verso la stampante, la forgia, l'assembly station, quindi costruire le cose un po' alla Factorio. Interessante, calcolando che il gioco si pone come un survival. Ovvio, non c'è la fame, non c'è la sete, però insomma. Il compost tank, questa è tutta la parte del farming, quindi la possibilità di coltivare e qui di fare un compost per aumentare le colture, il fertilizzante, insomma. Cosa sbloccare? Ce ne sono tante, non sono niente di eccezionale, a parte il discorso della costruzione delle cose, delle automatizzazioni, ecco, il termine mi sfugge. Allora, io prendo ancora un po' di roba, crushed steel, adesso ho preso plastica, adesso non ho più niente, crushed steel, voglio fare l'acciaio, quindi piazzo l'acciaio qui e niente, insomma, andiamo avanti. Vediamo qua sotto, intanto abbiamo raccolto altro, dovrei creare un altro tavolo da lavoro, buildings, no, tavolo da lavoro, questo, junk steel e junk iron, quindi junk steel. Quindi vediamo se riesco a recuperare, dov'è lo steel. Lo steel dovrebbe essere sotto forma di alcune barrette metalliche, tipo queste, esatto. E poi vedete qua, sono dei... no, dei... questo. Le lamiere ci danno l'iron. Ok, vedete le bottiglie di plastica ci danno ovviamente la plastica, che recuperiamo, prendiamo questo. Le gomme ci danno ovviamente la gomma. Questi, prendi tutto. La musica è carina, ma non ci azzecca niente perché continua in loop.
Quando finisce c'è il momento di silenzio e poi ricomincia, quindi diciamo che deve essere anche perfezionato questo aspetto qua, se proprio vogliamo essere pignoli. Il gioco è senz'altro interessante, molto interessante, perché comunque la grafica è gradevole, tecnicamente gira bene, e ci sono tante cose da sbloccare, ma è un farming pazzesco. Sarà figo quando ci sarà la possibilità di giocare con amici, o comunque ci saranno magari anche i dungeon, insomma. Adesso io non mi sento di giudicarlo ora il gioco, perché... Mannaggia, abbiamo tutto pieno adesso. Lo steel. Vediamo un po' qua. Abbiamo preso tutto. Qui. Steel. Ok. Vedete che adesso c'è il silenzio e ricomincia la musica. Crushed steel e crushed stone. Ok. Beh, adesso facciamo un altro di questi. Non possiamo. Junk iron, junk steel. Ah, mi manca il junk steel, ok. Che non mi ricordo più dov'è il junk steel, ma lo troveremo. No, questo è sempre l'iron. Questo. Sì, esatto. Ok, via. Volevo provare anche a vedere se abbiamo materiali per costruire questa cosa. 200, direi di no. Posso posizionarglieli qui, posso posizionarglieli qui, ma direi che non ce la faremo mai. Perché vedete che qua sono vari step, dalle fondamenta, il piano terra, il primo piano, il tetto, quindi insomma... Da fare ce n'è, da grindare c'è veramente tantissimo. Ora, dato che abbiamo visto più o meno come funziona il gioco base, questo deve essere un video per farvi conoscere un gioco nuovo, voglio provare a vedere che succede se andiamo... Allora, scusate, intanto voglio spostare questo qua. Ok, così mettiamo anche il secondo. Posso ruotarlo come voglio, ma tanto cambia niente. Questo, vedete che poi andiamo qui, gli appoggiamo all'interno lo steel, vogliamo lo steel, ne abbiamo questi, no, lo steel no, non ce l'abbiamo. Facciamo la roccia, stone, la stone ne facciamo più o meno una decina. Ora, come ultima cosa, vedete che io ho quasi finito l'energia, quindi adesso prendo, mi curo. Vorrei fare il letto però prima. Fabric e wood. Fabric non lo so. Comunque andiamo un pochino a esplorare. Adesso andiamo un pochino allo sbaraglio. Diciamo che il gioco non mostra assolutamente nulla di nuovo, nulla di innovativo. È la classico survival, dove si craftano le cose. Però è bello il fatto che abbia questo tipo di esplorazione, questo tipo di grafica, che abbia la possibilità poi di automatizzare anche i lavori, e che abbiano già, comunque già da adesso, permesso il multiplayer, permesso dungeon, permesso altre cose. Ora siamo usciti dalla zona e ci troviamo nella Big City, dove c'è ancora da scavare. Questo è un nuovo materiale, credo. No, è sempre lo stesso. Qui c'è una trappola. Sembrava una trappola, ma non ho intenzione di indagare. Vediamo il vetro, anche questo dovrebbe essere il vetro. No, plastica. Perché poi si può fare anche il vetro, ho visto. Quindi, vabbè, stiamo scendendo. Vedete le macchine, senza avere la ricerca. Andiamo qua e non possiamo farci nulla. Qua abbiamo una casa. Qua però c'è una gomma. E scavando questa gomma... Non vorrei che poi a un certo punto ci chiederanno il tier 2. Però, qua c'è una casa. Molto interessante. Molto interessante, ma anche no, nel senso che non c'è dentro niente. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Qua c'è un altro edificio esplorabile. Interessante. Un po' da attacco di panico quando crescono le pareti in questo modo, però interessante perché si va a esplorare. Molto, molto figo. Io credo che questo gioco darà il meglio di sé in multiplayer. Non più che altro perché mi rendo conto che... papo, che è successo? Vabbè, gli abbiamo rubato qualcosa.
Vabbè, andiamo avanti. Perché un grind è un farming, non un grinding, è un farming da far paura fino a questo momento. Quindi la mappa, tra l'altro, non sembra neanche enorme. Siamo già qui, però sicuramente da lootare ce n'è tanto, considerando tutti gli edifici. Cioè, sta gente qui si fa esplodere. Sto recuperando anche questi oggettini qua che sono già in coppera. Boh, sono praticamente quasi morto. E quando si muore si riparte dal bunker o dal letto, quindi... Sì, l'avevo detto che in città sarebbe successo di tutto. Vediamo adesso se il lupo ci butta qualcosa. Ah, sì, ci ha buttato questo, che è il fabric che ci serviva per fare il letto. 40, però ce ne servono, quindi è un po' generalizzato perché fabric è un tessuto, non è la pelle del coso lì, però vabbè. La stiamo un po' facendo fuori dal vaso, questo. Spara. Ok, sono morto, sono ripartito da qui. Tra l'altro ho anche l'inventario vuoto, quindi ho perso praticamente tutto quello che avevo. Sono morto in questa zona qui, ma ho perso tutto. Vabbè, peccato. Quindi ho perso tutto, quindi praticamente non ho più in mano nulla. E mannaggia, è peccato. Niente ragazzi, allora, questo voleva essere un video proprio ultra flash per farvi vedere un pochino quello che è questo gioco. Ovviamente non ho intenzione di fare mezz'ora di video per farvi vedere il crafting di qui e il crafting di là che si vedono in altri 1000 giochi. È senz'altro un altro modo di rappresentare un survival con questa visuale un po' alla... mi ricorda Seven, quel gioco un po' stealth, con la grafica vista così. Avete visto che si può veramente lootare il mondo, si possono mettere in piedi edifici, questo dovrebbe essere un altro edificio edificabile, infatti qua c'è un'immagine, greenhouse, è una serra questa, ci chiede anche il vetro, non so poi che cosa ci servirà, probabilmente un aiuto per coltivare, perché mi pare che poi la zona qui sia proprio edificabile, non so se poi anche in città, so che c'è una sorta di cava qui. E niente, il gioco è uscito da pochissimo, ha detto 6 maggio. Spero lo portino avanti. Lo sviluppatore è stato molto disponibile, consentendomi di portare il gioco e di dargli visibilità. Costa meno di 20 euro. Sicuramente anche lì non è per tutti. Questo gioco darà aria, diciamo, alle solite critiche, da un gioco solito, gioco uguale, fino alla lode, insomma, è uno dei miei giochi preferiti perché a me piacciono i survival di questo tipo. Quindi a gusti se ne presta molti questo gioco. Senz'altro in co-op sì, potrei buttarmici seriamente, perché in co-op deve essere veramente figo, sperando aggiungano dungeon, sperando aggiungano appunto nemici, e oltre che hanno già detto una tonnellata di nuovi oggetti e nuovi tavoli da lavoro. Quindi ragazzi, stiamo sintonizzati. Questo era Wasted World, perché Ocean Caster osserva sempre la mia pronuncia. Tra l'altro poi me l'ho anche confuso, lo stesso titolo ma con la S finale, è un altro gioco ancora su Steam, quindi quello un altro ancora, e proveremo a portare anche quello magari un giorno. Questo era Wasted World. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.